È cominciata ovviamente una nuova giornata di Serie A con Lazio-Bologna. Sono qui per commentare quanto visto, quindi senza perdermi troppo in chiacchiere, visto che ho un'analisi molto particolare da fare, vi saluto immediatamente. Ciao e bella a tutti da me. Come sempre vi invito a lasciare mi piace per supportare i miei contenuti, ve lo ricordo ragazzi, mi raccomando, è gratuito. Non costa nulla, mi supportate, per me è molto importante, anche su questo canale. Iscrivetevi e attivate la campanella, altra cosa importante. La metà delle persone che visualizzano i video di questo canale non è iscritta, ragazzi, così tanti contenuti ve li perdete. Vedete oggi, per esempio, ho pubblicato il post partita del Lazio-Bologna. Se non sapete che ho fatto il post partita, poi mi venite a dire: ma perché non hai parlato della Lazio? Perché non siete iscritti e non attivate la campanella? Vi iscrivete, attivate la campanella, ogni volta che pubblico vi arriva in tempo reale la notifica sul cellulare e restate sempre aggiornati. C'ho anche altri due canali YouTube che trovate in descrizione o durante il video compariranno qui. Allora, una Lazio a due facce, è quello che sto leggendo in realtà anche sui social, no? Guardando la precedente partita di Coppa Italia contro il Milan, guardando questa Lazio contro il Bologna. Se la prendiamo, diciamo, come dichiarazione così, senza guardare le squadre che ha affrontato nelle ultime due partite la Lazio, sembrerebbe proprio una squadra a due facce. Ma di mezzo, ragazzi, ci sono avversari con una differenza di tasso tecnico, ovviamente non indifferente, e non so se mi sono spiegato. Quello che vi posso dire è che attualmente, secondo me, il Milan è una realtà superiore alla Lazio, così come credo lo sia anche riferito nei confronti della Roma, ma qui mi sto concentrando e parlando della Lazio, appunto. E quindi il Milan ha fatto la sua partita, si è dimostrato superiore e ha vinto contro la Lazio. In questo caso io reputo la Lazio superiore rispetto ad una realtà come il Bologna, che però ragazzi, per carità, comunque le loro possibilità se le sono create nel massimo delle loro possibilità, con personalità, hanno provato a fare la loro partita all'Olimpico. Poi è ovvio, ragazzi, il Ciro Immobile della situazione che te la sblocca su calcio di rigore, ho sentito qualche polemica. Io vi dico la mia, sì, è un rigore generoso, ve lo dico proprio onestamente, ma non perché tifo Roma, perché ho visto tante situazioni simili con rigori che non vengono fischiati, ma lì ragazzi è l'interpretazione soggettiva dell'arbitro che fa la differenza. Quindi gli è stato assegnato il calcio di rigore. Immobile, ragazzi, c'ha una capacità di realizzazione da calcio di rigore, tranne qualche raro caso, però una capacità di realizzazione veramente pazzesca. L'ha messa in un punto in cui il portiere non ci sarebbe mai arrivato, ragazzi. Manco fosse partito 5 minuti prima, era angolata proprio alla perfezione. Ovvio che sblocchi una partita del genere. Poi, ripeto, comunque il Bologna ha provato a fare qualcosa. Non reputo il Bologna una piccola squadra, ve lo dico proprio onestamente. Secondo me c'hanno anche personalità come squadra, gliela trasmette Sinisa Mihajlovic. Non vengono da un periodo facile, e c'è da dirlo, perché prima di questa partita, nelle ultime 4, un solo pareggio 0-0 con l'Empoli e 3 sconfitte consecutive. Quindi, insomma, anche l'andamento di questo periodo può fare la differenza, no? Però è una squadra che può anche infastidire, in realtà, come la Lazio. Non è stato il caso, ovviamente, della partita di oggi. Devo entrare anche ovviamente nel merito dei singoli. Non sono entrato nel merito degli indisponibili in questo caso. E ragazzi, alla Lazio sì, per carità, manca Acerbi, che è un calciatore veramente pazzesco. Al Bologna qualche giocatore importante per la loro dimensione sicuramente era assente, no? Soprattutto De Silvestri, non a caso poi Putaca no, Putacaso, ex Lazio, eccetera. Vabbè, e la Lazio, quando gioca in questo modo, mette sempre più in risalto quelle che sono le sue qualità dal punto di vista offensivo. È una squadra che, ragazzi, ve leggo il numero di gol che ne ha fatti in botto, cioè ne ha fatti una cinquantina, se non mi ricordo male. Ora non mi funziona. Che miseria, oh, ma perché mi fa così sta connessione? Mi manna i matti, vabbè. L'avevo visto prima, una cinquantina di gol la Lazio ha fatto. Il problema della Lazio è che subisce troppe reti, ragazzi. Ha subito una quarantina di gol e sicuramente è quello su cui deve lavorare Sarri. La Lazio non c'ha il problema di fare gol, c'ha il problema di subirne meno.
Quindi riassumo così la situazione della Lazio. Mi ricollego al discorso della Roma per dire che, ragazzi, non credo che la Lazio sia una squadra dei scarsi, ma neanche una squadra dei fenomeni. Così come la dimensione giallorossa, bene o male il livello è quello, ci sono altre realtà che attualmente sono superiori. Quindi, quando la Lazio gioca col Bologna, ci vince. Poi magari un big match lo può pure vincere, però. Ecco, l'andamento, ovviamente, ci sono squadre che vanno molto meglio e viaggiano. Io non credo che la Lazio quest'anno possa lottare per la Champions League, possa prendersi un quarto posto. Sono cinque le squadre che stanno davanti a Roma e Lazio, noi stiamo subito dietro. Da romanista, ovviamente, spero almeno di arrivare davanti la Lazio, ma ripeto, secondo me, bene o male, il livello è quello. Vinci una partita, ne pareggi una, ne perdi un'altra. Vinci una partita, poi magari ne vinci due, ne pareggi una, ne perdi un'altra. Qualche passaggio a vuoto, in andamento, no? La Lazio come la Roma sicuramente lo fanno. Vogliamo parlare anche, perché credo che sia necessario, De Immobile non credo ce ne sia più bisogno, ma più che altro, ragazzi, De Zaccagni. Anche Luis Alberto, comunque, ragazzi, sempre pronto nel fornire assist, lo sappiamo benissimo. Io lo reputo uno dei giocatori più validi che hanno a disposizione biancocelesti. Ma più che altro oggi dobbiamo parlare di Zaccagni perché, regà, io non mi vorrei di incazzo, no? Ennesima operazione a livello economico pazzesca fatta dai biancocelesti. Mi ricordo quando lo prese, lo dissi, ma è possibile che Zaccagni a 25-26 anni vale così poco? 7 milioni di euro più 2 di bonus, questi con 9 milioni totali, si sono assicurati, ragazzi, un calciatore che con il Varona stava lì. Comunque stava dimostrando di essere un ottimo giocatore e piano piano si sta prendendo la sua dimensione, è diventato praticamente un titolare dei biancocelesti e ragazzi, ci sta poco da dire e ci sta poco da fare, è uno che c'ha la giocata, sa fornire assist, ma soprattutto butta palle in rete. E questa è la classica operazione che fa. Qua non è aggiornato, mi sa, porta 4 gol e 5 assist e non sono stati aggiornati i gol di oggi e via dicendo, però capite bene un giocatore del genere. Ecco, ripeto, questa è la classica operazione di mercato che fa la Lazio, che fa Lotito e che fa Iglitare. Prende dei giocatori non pagandoli troppo, ma che poi sul campo, ragazzi, fanno veramente la differenza, te portano punti, te portano gol, te portano assist. Ed è questa la dimensione di un calciatore di questo tipo. A me è sempre piaciuto, vi dico la verità, e complimenti a lui perché comunque quando sta anche in fiducia, quando sta in forma, sembra un calciatore veramente anche completo dal punto di vista offensivo, sa fare un po' di tutto, gol, assist, salta l'uomo, c'ha anche una discreta velocità di base, una bella stazza fisica, insomma, calciatore completo sotto ogni punto di vista. Bologna ridimensionato da questa sconfitta, ma in realtà no, ragazzi, ci può stare. Io credo che il Bologna si salverà senza troppi problemi e può pretendere, secondo me, anche quel qualcosa in più. Cioè, c'ha dei periodi della stagione in cui con l'andamento potrebbe anche arrivare a decima per me, ragazzi, così come potrebbe arrivare a 12, 13, 14esima in classifica, bene o male quella è la dimensione. Vorrei sapere da voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti mentre ho sputato ragazzino di tutto quello che avete visto. Noi dobbiamo rispondere ai colpi perché, ragazzi, 39 punti, la Lazio con una partita in più, ce n'ha 3 più di noi, quindi speriamo bene per domani. Lazio che prova ovviamente ad osare quel qualcosa in più per le posizioni più alte di classifica. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili sociali, eh? Continuate consigliati.